mi è stato affidato il compito di parlare della carità pastorale di San Giuseppe Marello nel periodo dell'Episcopato in Acqui. In proposito ho composto un piccolo testo che affideremo agli atti, ma in questo momento voglio lasciare l'analisi e tentare una sintesi di una realtà molto complessa. Molto complessa benché sia soltanto un frammento della vita del santo, 1889-1895. Però questo è il tempo della maturazione dei frutti, un tempo in cui vi è continuità con le epoche precedenti, senza cesure nella persona e nel suo atteggiamento. Quindi, ricapitolando le vicende precedenti, c'è il vescovo, ma alla base c'è il bravo ragazzino di San Martino Tanaro, c'è il pio seminarista di Asti, c'è il giovanotto disinibito di Torino, c'è di nuovo il chierico di Asti, impegnato ma intransigente nei giudizi, c'è il sacerdote zelante, c'è il segretario fedele con grande capacità di apprendere, soprattutto la mansuetudine, dal suo vescovo Monsignor Carlo Savio. C'è il curiale esperto e pacificatore, c'è il catechista e il direttore di spirito, c'è il prete attento ai poveri e alle necessità emergenti, l'attività del Michelerio e l'opera dei laici di Santa Chiara, che saranno poi i suoi collaboratori e continuatori nella congregazione da lui ispirata. Tutti antecedenti che confluiscono nel profilo esemplare del santo. E partiamo dal punto d'inizio, l'accettazione alla nomina di vescovo. Non l'aveva cercata e non voleva diventare vescovo. Aveva delle perplessità personali molto accentuate perché accettare l'episcopato significava rinunciare alla sua opera di Santa Chiara che aveva ancora bisogno del fondatore. Egli si confrontò con l'arcivescovo di Torino, metropolita della provincia ecclesiastica in cui si trovava Asti, era il cardinale Alimonda che lo dissuase dal rifiutare e lo spinse a rifiutare. Non sappiamo però con esattezza che cosa si siano detti, semplicemente si conosce il risultato. Egli accettò di diventare vescovo e quando divenne vescovo, il suo vescovo, il vescovo di Asti, Monsignor Ronco, segnalò alla diocesi di Asti le qualità del canonico Marello, il suo candore d'animo, l'ampiezza del suo cuore, la fedeltà e la prudenza nei consigli, l'alacrità e la costanza nell'azione, la fortezza e la suavità nel disbrigo degli affari, sempre accettati per obbedienza, con dolcezza, senza mai cercare cariche nella sua umiltà, ma svolgendole sempre felicemente. Questa fu la presentazione del canonico Marello alla diocesi di Acqui, fatta dal suo vescovo di Asti. E in queste occasioni la retorica ecclesiale, simile a quella civile, si lascia andare a tutta una serie di elogi che dovranno poi essere verificati. È il compito di questo piccolo intervento. Tutta l'esperienza umana ed ecclesiale antecedente che prima ho ricordato confluiranno nell'azione di questo vescovo. Ma la cosa più interessante è il profilo spirituale del vescovo, non soltanto l'esperienza. Il profilo spirituale del vescovo ha delle caratteristiche abbastanza interessanti. C'è una buona base biblica,
talora cita la Bibbia, la cita secondo la Vulgata in latino, come si usava allora. Il più delle volte non la cita, ma nella sua prosa, che sembra prosa sua, è implicita la presenza di molti calchi biblici. Questo risulta evidente nel responsum che gli diede quando entrò in Acqui come vescovo. La prassi richiedeva un saluto da parte del capitolo, una risposta da parte del vescovo. Questo responsum è pubblicato nelle opere del santo e l'editore giustamente cita tutti i passi della Bibbia esplicitamente citati, ma ve ne più uno di Sant'Agostino, ma ve ne sono molto di più, perché non sono passi, ma sono frammenti, piccoli pezzi di Bibbia che egli fa suoi, entrano nella sua prosa. La stessa cosa accadrà, sempre a livello letterario, nelle lettere pastorali. Ci sono passi di Agostino e di Sant'Agostino e di San Giovanni Crisostomo, non citati, ma presi come punto ispirativo e rielaborati da lui. Chi ha un po' di orecchio su Agostino e su Crisostomo nota qual è la fonte. Non si tratta di una rapina letteraria, ma si tratta di un'assimilazione del pensiero che egli ha fatto proprio. Accanto a questo c'è, sempre nel suo profilo spirituale, la struttura teologica, che è la struttura teologica scolastica. E qui c'è un particolare. Il Marello non cita mai se stesso nella sua umiltà. Nelle pastorali la sua persona è come occultata dall'abbondanza e dalla grandezza dei temi. E anche lo schema scolastico, teologico, di stampo universitario, non viene mai esibito. Serve a sostenere il suo messaggio, ma non viene portato per non umiliare chi non ha queste nozioni e queste strutture mentali. Il primo problema che si pone quando si descrive l'azione pastorale del Marello, e non questo non l'ho trattato sull'articolo, è quello del legame con Santa Chiara. Cosa si sia detto con il cardinale Limonda non lo so, non l'ho trovato, ricerche più accurate potrebbero forse stabilirlo. Ma questo legame con Santa Chiara è un legame che assorbe. Dal punto di vista quantitativo, noi abbiamo 77 lettere che il Marello invia a Don Corona, a cui ha affidato la gestione della comunità. In queste lettere noi troviamo indicazioni pratiche, quasi quotidiane, ma soprattutto troviamo delle scelte strategiche di fondo che egli si è assunto discutendo il pro e il contro, confrontandosi e anche facendo un discorso dei costi. Faccio un caso: l'acquisto del castello di Frigno, questo è stato dibattuto da lui, o la grossa questione con la piccola casa della Divina Provvidenza. Quando c'era il canonico Bosso come padre della Divina Provvidenza, tutto filò liscio. Quando subentrò il padre Ferrero, le questioni divennero antitesi. E quindi anche in questo vi furono dei problemi abbastanza grossi. Una delle ultime lettere, forse la penultima mi pare, del 26 aprile del 95, è appunto indirizzata al padre Giuseppe Ferrero per dire che ormai Marello considera chiusa la causa e se la piccola casa vuole adire il tribunale civile, egli si rivolgerà al tribunale ecclesiastico della Santa Sede. Ma non ci sono soltanto le scelte quotidiane, le scelte strategiche, vi sono consigli spirituali.
dati a singole persone. E c'è nello sfondo una realtà complessa che noi conosciamo nei termini numerici dai resoconti del sindaco di Asti e di una visita governativa tenuta l'11 maggio del 93, cioè il ricovero dei vecchi, cronici e poveri, 107 persone. Il collegio convitto, 165 ragazze, le orfanelle, 30 ragazze e 19 suore che nel testo governativo sono chiamate monache perché quando ne erano un fascio, in realtà monache non erano, ma erano suore che si dedicavano. E l'obiezione che sorge è questo: la cura costante per questa realtà allontanò il Marello dal suo primario dovere di vescovo. Questa è un'obiezione di fondo, penso che l'abbiano formulata anche nella causa di beatificazione. Questo è vero, ma è vera anche un'altra cosa, che un altro aspetto, che sul piano qualitativo questo servizio ai poveri, iniziato quando era canonico, proseguito in altre forme, in altri modi, quando era vescovo, giovò al suo servizio episcopale, perché egli servì l'unico Signore nei poveri e nel governo della diocesi. Se fu sottratto del tempo, fu aggiunto una qualità molto forte. E il tempo sottratto pone un'altra questione. Affidare responsabilità ai suoi collaboratori. Cioè, non è un vescovo faccio tutto io, è un vescovo che sa affidare i compiti ai suoi collaboratori. C'è un caso classico. Vi era ad Acqui una personalità forte, talora debordante. Era il Monsignor Pagella. Questo Monsignor Pagella era indubbiamente una persona preparata. Aveva due lauree. Era rettore del seminario, vicario capitolare durante la sede vacante, vicario generale della diocesi prima, aveva in mano tutto il potere della diocesi, era nel pieno delle forze ed era coetaneo del vescovo, quindi era una persona chiara, dotata, con esperienza di governo, con capacità di lavoro, con conoscenza della diocesi, con preparazione culturale. Aveva qualità superiori, ma era discusso da molti. La scelta del vicario generale era un problema per il vescovo. C'è nel tempo tra la nomina e l'entrata in diocesi uno fitto scambio epistolare con Monsignor Pagella. In questo fitto scambio epistolare i due si sono studiati. Le male lingue, quelle che fanno male ma certe volte azzeccano, dicono che il Pagella esaminava il vescovo per vedere com'era e il vescovo a sua volta esaminava il Pagella. Ed egli fece una scelta indubbiamente rischiosa, perché avrebbe potuto a prioristicamente metterlo in un angolo. Nominò il Pagella suo vicario generale e però gli disse chiaro: dobbiamo trovarci insieme per discutere molte cose. E successivamente, più di una volta, di fronte a decisioni forti del Pagella, anche motivate, il vescovo, con una strategia di bontà e di costanza, riusciva a correggere. Che Monsignor Marello avesse
chiuso gli occhi sulle qualità del pagella, gli aspetti negativi delle grandi capacità positive, è falso. Perché in una lettera della congregazione del Concilio, e quella che allora era preposta alla nomina dei vescovi, che richiedeva informazioni sul pagella, c'è un profilo del pagella con gli aspetti positivi e negativi che fanno vedere che il vescovo era consapevole delle qualità e dei pericoli a lavorare con un soggetto del genere. Egli si fu libero da certi impegni immediati di governo che il pagella faceva, riservando a sé la verifica e dando degli indirizzi che il pagella, uomo intelligente, riuscì a capire. Il programma del Marello nel governo si può ricapitolare in questo modo: considerare con prudenza tutti gli aspetti del reale e tutte le possibilità dei collaboratori, aspirare al meglio, scegliere il possibile, valorizzare le persone per migliorarle e per non lasciarle prevaricare. Il tutto senza proclami, senza paroloni antisonanti, ma con evangelica semplicità, con costanza e con fermezza. E questo è un capolavoro, se uno considera l'insieme dei fattori, perché gli anni 90, i primi anni 90 della diocesi di Acqui, furono anni di un'efficacia non conclamata, ma realizzata, che consentirono al vescovo di seguire la sua fondazione ad Asti e di seguire la diocesi. E però, detto questo, bisogna procedere e vedere il suo governo. Ecco, il suo governo è ricostruibile dalle due relazioni triennali che inviò alla Santa Sede. È verificabile dalle comunicazioni degli atti pontifici che lui trasmetteva alla diocesi. Ecco, mi pare di poter notare a questo proposito nel Marello una fedeltà, ma non un particolare accenno di personalità. No, è un'operazione che gli fa con diligenza, ma non è che ci metta molto o che a noi risulti che abbia messo molto. Faccio un esempio: la costruzione a Roma del monumento a Giordano Bruno in funzione anticlericale, proteste del Papa che gli trasmette, lettera del Papa a Inimica Vis sulla massoneria che gli trasmette alla diocesi, commenta e tutto. E soprattutto, e qui c'è il problema più, un aspetto più interessante, l'enciclica Rerum Novarum. E qui il Marello dà una interpretazione di questa enciclica, entusiasta, come sempre per il Papa, ma è un'interpretazione di tipo morale e sociale. È un intervento che giova al bene dei lavoratori, è un intervento che serve ad allentare le tensioni sociali. Qui il Marello non ha colto che la Rerum Novarum è l'inizio della dottrina sociale della Chiesa, che l'insegnamento che il Papa dà è sì un insegnamento morale con attenzione sociale, ma deriva da una concezione della società e dell'uomo e della funzione della Chiesa. Ma l'osservazione è fatta col senno di poi. Noi oggi possiamo dire questo. Allora era una novità assoluta che non venne percepita immediatamente.
Invece abbiamo inoltre abbiamo le visite pastorali. Queste visite pastorali sono state studiate e ha raccolto un ricchissimo materiale il Dalmaso, che è il biografo. Non ha dato uno schema generale, ma tutte le più significative le ha ricordate. Da un punto di vista metodologico non si poteva fare diverso, peraltro, egli prende tutto ciò che è stato detto dall'opinione pubblica, dai giornali, dai preti, ciò che la gente ha fatto, ma non ci dice che cosa direttamente, personalmente, abbia fatto il Marello, perché questi documenti non ci sono. Egli ha raccolto un preziosissimo materiale, i documenti non ci sono. C'è però una pastorale che appositamente si interessa della visita pastorale. E allora questo ci consente di dire, poi nelle visite pastorali, notare che ha visitato tutte le parrocchie della diocesi, e tribus exceptis, dice, eccettuate tre. Ma insomma, era una grossa diocesi per spazio e anche per articolate istituzioni ecclesiastiche, quindi è un lavoro fatto molto interessante. L'idea della visita, mentre siamo sulla visita, benché sia la seconda pastorale, è enunciata dal Marello. Egli dice, e qui lasciamo a lui le parole, è uno dei più gravi e graditi doveri del nostro ministero. La visita pastorale serve a conoscere la realtà religiosa delle parrocchie. Il vescovo verrà come un padre che ha una numerosa famiglia in luoghi diversi per mostrare ai propri figli il suo affetto, confermarli nella fede e nella pratica delle cristiane virtù. Tutto questo si accompagna alla consapevolezza che il Marello ha acquisito che buona parte della diocesi era ancora credente, praticante e fedele alla Chiesa. Ricorda anche che la visita pastorale è un'occasione per incrementare la consapevolezza e la memoria collettiva della comunità. Ci sono dimensioni personali che lui richiama secondo gli orientamenti pastorali dell'epoca, ma avverte anche questa dimensione comunitaria rispetto al passato. E rispetto al passato non ha soltanto le tradizioni così rituali, ma anche il ricordo dei morti, che alla gente dice qualcosa ed è l'estensione della dottrina del corpo mistico, non soltanto nella presenza attuale, ma anche nella dimensione. E poi l'attenzione al presente con i singoli, le famiglie, gli impegni morali delle varie categorie, genitori, giovani, ricchi, poveri. Poi, accanto ci sono le disposizioni per i preti, queste sono tradizionali, ma anche in queste c'è una sottolineatura dell'aspetto religioso, delle confessioni, dei preti che debbono aiutarsi tra di loro perché non sia un onere per il singolo parroco, ma sia anche un segno di fraterna attività. Veniamo adesso, benché abbia anticipato la lettera pastorale del 90 sulla visita, veniamo alle pastorali in genere. E nelle pastorali in genere c'è la consapevolezza del Marello del permanere della pratica religiosa nella gran maggioranza, con una attitudine ancora non formalizzata, perché la disciplina non esisteva e tantomeno non era insegnata nei seminari, con un'attitudine a un'attenzione alla sociologia religiosa. È un'implicita attenzione allo stato sociale della gente, agli orientamenti culturali e alle ricadute
sul fatto religioso. La prima lettera pastorale è quella sulla pace. E questo è curioso, a mio avviso. Il biografo dice, Dalmaso, che conosce l'argomento molto bene, dice, ma in quel tempo Papa Leone XIII aveva fatto degli interventi sulla pace. Anzi, uno era stato fatto quando il Marello era a Roma in attesa della consacrazione episcopale. Questo indubbiamente è vero, Leone XIII però aveva un insegnamento a 360 gradi e in quel momento non esistevano problemi di pace a livello mondiale. Io ipotizzo, ma è un'ipotesi che dovrebbe essere verificata, che nell'idea della pace, nel primo saluto che il Marello dà, la pace è dono di Dio, la pace è ricerca degli uomini, insomma considerazioni di sempre fatte molto bene con toni umani e religiosi, ci fosse anche un'implicita reminiscenza autobiografica. Egli aveva visto i risultati delle tensioni intraecclesiali ad Asti, quando il Vescovo era osteggiato dal suo vicario generale, quando il Vescovo era stato costretto ad andare a Roma, perché i liberali, in nome della libertà, lo avevano spinto a fuggire. Queste tensioni si sono ripercosse nel clero, con due fazioni, l'una contro l'altra armata. Il vicario capitolare, succeduto al vescovo, trovandosi di fronte a tutti questi problemi, fu costretto ad affidare i seminaristi più giovani a Don Bosco, perché l'ambiente di Asti era troppo conflittuale. Il Marello rimase ad Asti, solo, con i suoi principi, con le sue illusioni, con l'illusione di essere un ragazzo in gamba, e lo era, con un'infatuazione per Mazzini e Vittorio Emanuele, come facesse a metterli assieme non l'ho capito, comunque c'erano. E quindi si trovò praticamente isolato con i problemi adolescenziali e lasciò il seminario. E quindi si recò a Torino con l'esperienza torinese che gli servì poi quando ritornò in seminario a ricentrare sui temi fondamentali, ma non era il più ragazzino che ha sempre continuato, era anche il giovanotto che se n'è andato e poi è tornato arricchito da quell'esperienza, non ha preso gli aspetti negativi, ma vedendo gli aspetti negativi ha sottolineato quelli positivi. Insomma, la pace è l'habitat in cui si deve svolgere l'azione della Chiesa. Ci sono dei motivi biblici e neotestamentari chiarissimi, ma mi pare che implicitamente ci sia anche questo aspetto biografico. 1889, la pace, 1890 la visita, 1891 la penitenza. Il discorso della penitenza è il più scontato, ma direi anche il più attuale. La penitenza che la Chiesa ci propone si articola sul digiuno, la preghiera e le opere di carità. Il linguaggio è il linguaggio dell'epoca, quindi non si può prendere e portare così tal quale oggi, ma il messaggio è il messaggio di sempre. C'è anche la consapevolezza che il digiuno, rispetto ai termini molto rigorosi che aveva prima, è stato limitato, oggi è stato addirittura abolito. Questa pastorale è valida ancora oggi, sverniciando e riformulando certe riflessioni lessicali tipiche del suo tempo. Ma questa osservazione vale per ogni scritto, che non sia un capolavoro letterario,
E quindi vale anche per noi quando scriviamo e quando parliamo. La quarta lettera pastorale del 1800, quarta lettera pastorale sulla istruzione, 1892, sulla istruzione e l'educazione religiosa, coglie l'urgenza dell'aspetto formativo. I governi liberali avevano impostato un programma di educazione popolare con il potenziamento delle scuole elementari, che in prospettiva avrebbe sottratto la competenza ai comuni e alla Chiesa nell'educazione primaria. Il programma aveva l'evidente pregio di combattere la piaga dell'analfabetismo, e su questa finalità il Vescovo concorda, condividendo la necessità di migliorare l'istruzione, ma ricorda che l'intelletto deve essere integrato dal cuore per il bene del fanciullo, della Chiesa e della stessa società civile. Inoltre rivendica il compito della famiglia nell'educazione. I genitori cristiani hanno uno specifico ministero. I figli sono il sacro deposito che Dio ha affidato agli sposi, affinché curino il loro sviluppo culturale e spirituale, coltivino l'incremento della conoscenza e della virtù per farne virtuosi cristiani e ottimi cittadini. Vi è qui un eco del programma di Don Bosco. Tutti i predicatori e tutti i maestri non potranno essere utili ai vostri figli quanto lo potete essere voi padri e madri. E poi lo spiega, la via dei precetti è lunga, breve ed efficace è quella degli esempi. E poi nota che molti hanno una falsa tenerezza verso i figli, ma questa falsa tenerezza è odiarli sotto l'apparenza di amarli. Sia il lasciar correre, sia il soverchio rigore sono degli sbagli. Non conviene poi usare lo stesso modo e la stessa misura per moderare i biasimi e le lodi. E c'è la consapevolezza che ogni sforzo, anche ben fatto, anche ben gestito, non ha l'automatica certezza di riuscire nell'intento. E allora è necessaria la preghiera affinché Dio faccia nella sua potenza e misericordia ciò che voi non potete fare. È bene pregare per i figli, è meglio pregare anche con i figli, educandoli alla preghiera nella quotidiana recita delle loro orazioni. E senza il mezzo della preghiera chi potrebbe ripromettersi un lieto e felice esito dell'impresa educativa? Ecco, i brevi accenni che ho riportato, peraltro non esaustivi della ricchezza del testo, mostrano l'attenzione del Vescovo al fatto educativo, alla sua importanza umana, sociale e religiosa, alla necessità di attenzioni pedagogiche per evitare eccessi di segno contrapposto. Ed è singolare il fatto che i soggetti principali dell'educazione non siano né i preti né i maestri, il che evita ogni enfasi di tipo clericale e ogni subordinazione a utopie di carattere culturale o laiciste. Chi legga il capitolo 52 della Gaudium et Spes e la quarta parte della Lumen Gentium troverà in termini diversi da quelli oggi usati il messaggio del Vescovo di Acqui, con l'osservazione che nella lettera pastorale di Monsignor Marello le motivazioni sono più pratiche che teoretiche, però sono pagine illuminanti per delineare la figura del Vescovo, del suo ideale pastorale, del ministero che propone e auspica per i fedeli laici nell'educazione dei figli. Questo tema ritorna
non nella pastorale successiva che sarà dedicata al rispetto umano e alla testimonianza cristiana, ma l'ulteriore pastorale sul catechismo, quella dell'educazione del 92, quella sul catechismo è del 94, dove affronta anche qui un problema che oggi è diventato di bruciante attualità. L'istruzione e l'educazione. Egli nota che nel suo tempo l'élite culturale propone un ideale di cultura. Ma in questo ideale di cultura c'è una morale vaga, incoerente e mutabile. Allora, non oggi. Le cose oggi sono ben peggiorate. Nota che viene proposta nella società un fermento di idee di libertà, di uguaglianza e di parità. Il Marello non cita mai la reminiscenza del trinomio illuminista, non lo dice, però lo porta, secondo quella scelta, di non sdottoreggiare, per non spaventare gli umili, ma per presentare il messaggio. E queste idee sono né vere né giuste in sé e solo per sé, in quanto ha bisogno di una integrazione educativa e cristiana. E dice chiaro, il programma laicista, lui non dice laicista, ma il programma ogni scuola che si apre è un carcere che si chiude, lo slogan educativo di allora, è un'illusione smentita dai fatti e dalle statistiche criminali. L'istruzione scompagnata dalla religione è impotente. Noi abbisogniamo di un complesso di verità teoriche che dirigano la nostra mente, ma di verità morali che governino il nostro cuore. E queste verità morali, dice Marello, si trovano nel Catechismo, nel simbolo degli Apostoli e nel Decalogo, che ci presentano Gesù e il suo insegnamento. Credendo in Gesù Cristo si trova l'ideale della vita, la vera e giusta libertà ed eguaglianza, la giustizia e la concordia sociale. E la lettera termina esprimendo riconoscenza agli educatori, in primo luogo ai genitori, poi ai sacerdoti. Continuamente questo aspetto ritorna. In questa pastorale sul catechismo, che non è un bis in idem su quella dell'istruzione e l'educazione religiosa, ma è riprendere l'argomento spostando l'attenzione dal soggetto educante all'oggetto dell'educazione, cioè il catechismo e altre cose. Il Marello aveva alle spalle una riuscita esperienza dei catechismi serali per i giovani lavoratori di Asti, da lui seguita nella quaresima dell'84. Aveva accanto l'opera pionieristica del suo amico e confratello Monsignor Scalabrini, vescovo di Piacenza e promotore del primo congresso nazionale italiano sul catechismo. Aveva davanti a sé la lettera circolare dell'Episcopato piemontese delle province ecclesiastiche di Vercelli e Torino dell'1893 con le esortazioni e le delibere sul catechismo per l'adozione di un testo unico che era poi quello della diocesi di Torino, che l'aveva mutuato dalla diocesi di Mondovì. Questo catechismo da Mondovì 1680 passa a Torino e da Torino passerà a tutta l'Italia settentrionale. Nell'Italia settentrionale, in questo contesto, vi sarà un vescovo, il patriarca di Venezia, Giuseppe Sarto, che diventato papa proporrà a tutta la Chiesa il catechismo detto di Pio X. In realtà era della diocesi di Torino che l'aveva
offerta alle chiese dell'Italia settentrionale e l'aveva ricevuto dalla diocesi di Mondovì, ma questa è un'altra storia. In mezzo alle due lettere sull'educazione c'è quella sul rispetto umano e la testimonianza cristiana. Non si tratta di fare propaganda, il Marello non dice di imporre la propria fede, ma dice di testimoniarla, di non essere succubi del giudizio del mondo, che invece sarà giudicato. Sono frasi brevi, ma concettose. Il rispetto umano ci fa temere il mondo, mentre vale solo il santo timore di Dio. Il rispetto umano può diventare un cammino verso l'apostasia, rendere rilevante la fede, schiavi dell'opinione altrui e in ultima istanza del demonio, in memoria del fatto che siamo creati e chiamati alla libertà dei figli di Dio. Occorre quindi resistere al nemico della fede, camminare con prudenza e discrezione, ma testimoniare la fede con le parole e con le opere, credere interiormente, ma anche professare esteriormente. In altri termini, il Marello, perché possa con gioia ripetere questa frase e quell'accenno agli esordi, una specie di sociologia religiosa, ripetere che nella nostra diletta diocesi sono ancora in numero consolanti quelli che si conservano forti nella fede e fermi nell'osservanza dei doveri religiosi, avverte il subdolo espandersi di quei fenomeni collettivi che oggi caratterizzano in modo pesante la secolarizzazione. L'ultima lettera pastorale del Marello è sulla pia opera della propagazione della fede. Mi sono fermato molto sulle pastorali perché sono quelle che ci fanno sentire il suo pensiero e la sua voce, non l'interpretazione che gli altri danno della sua azione. Qui vi è un richiamo all'enciclica di Leone XIII sulle missioni, nasce dall'ammirazione anche che aveva per il Cardinal Massaia, un altro grande piemontese che il Marello, quando andò a Roma, visitò personalmente, mentre il Massaia era verso la fine della vita, l'ammirazione per il beato Lodovico da Casoria, che aveva aperto il suo istituto agli orfani africani abbandonati. Ma il Marello ricorda l'insegnamento del Papa, il comando missionario di Gesù, l'esempio di San Paolo, e poi, e qui il tema diventa più complesso, descrive le condizioni sociali dei popoli pagani che non hanno ricevuto l'annuncio cristiano. Sottolinea il beneficio religioso e sociale proveniente dalla fede ricevuta nei nostri paesi e richiama il debito morale di riconoscenza che spinge a sostenere l'opera della propagazione della fede con la conoscenza, con la preghiera e con le offerte. Poiché, e qui mi pare di cogliere un richiamo, qualcosa del Crisostomo, chi dà all'indigente presta Dio, la misericordia torna sempre donde è partita, lo zelo per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime sarà pegno della nostra predestinazione alla gloria celeste. In questa lettera è implicita e sempre operante la consapevolezza del nesso tra religione e società. Ricorda infatti gli effetti positivi che tale relazione ebbe per i popoli europei che accettarono il messaggio cristiano e descrive le conseguenze negative delle religioni non cristiane sulla vita dei popoli e dei singoli, soprattutto dei più deboli. Condizione della donna, infanticidi, sacrifici umani, schiavitù. Ho notato che in proposito la sensibilità odierna avrebbe qualcosa da dire e qualche distinzione da desiderare, perché anche all'interno del mondo cristiano determinati fenomeni c'erano
che oggi purtroppo sono diventati elementi di massa. La prassi delle società cristiane in cui viviamo avrebbe molto da imparare da queste osservazioni del Marello, che vanno portate con distinzione, distinguendo, non facendo tutto il blocco del bene da una parte e tutto il male dall'altra, però colgono l'essenziale dell'influsso positivo del cristianesimo sulla società. Giunto a questo punto, dove abbiamo privilegiato il magistero episcopale, senza dimenticare lo sfondo in cui il Marello operò, rimane la domanda di sintesi. Quale fu la caratteristica determinante dell'azione episcopale del Marello? In primo luogo mi pare che si possa dire il profilo iniziale inviato da Monsignor Ronco sul Marello, che abbiamo letto, trova conferma nella sua azione di vescovo. E questo è il dato di fondo. Quanto al contenuto, quanto al principio formale, nel Marello c'è la carità. La carità che però è l'amore a Dio e al prossimo. Perché quando noi oggi diciamo carità, spesso la si intende come la sola dimensione sociale, che è indubbiamente un valore di cui dobbiamo ringraziare Dio e coloro che vi si impegnano. Ma la carità cristiana è più grande. Inoltre, la carità per un ministro ordinato, per un vescovo, un prete, un diacono, si manifesta anche dalla attenzione che si dà alle anime. E questo nel Marello è evidente. L'attenzione al corpo, l'attenzione alla società, alla cultura, all'educazione, ma il tutto per le anime, per la salvezza delle anime. Questo è il principio formale che comanda quelle caratteristiche che Monsignor Ronco aveva delineato in una bella sintesi e che io ho cercato di illustrare attraverso i fatti.